Antenna Sport, ciao a tutti e benvenuti a una puntata speciale di Antenna Sport. Perché speciale, Luca? Dove siamo? Non siamo nello studio? Siamo allo Stadio Olimpico in prepartita prima di Italia-Scozia. Sei nazioni. Infatti la sigla l'abbiamo fatta a bassa voce, un po' più soft perché ci sono gli uomini veri. C'è lo sport vero, non quelle robe di cui parliamo di solito. Esatto, piove, giustamente vengono gli scozzesi, abbiamo detto non sia mai che vedono la primavera italiana, gli regaliamo un bel autunno delle Highlands. Ma che autunno? Loro stamattina hanno aperto e hanno detto che bella, effettivamente che è arrivata la primavera. Esatto, che bel luglio. Esatto. E se erano gli unici che camminavano adesso per Roma senza protezione, senza niente, no, questo per loro è proprio... si abbronzano loro così. Si abbronzano così. Senti, per parlare di questa partita, per questa puntata speciale, abbiamo la fortuna di avere un ospite speciale, quindi io lo andrei già a invitare, se per te va bene. Ladies and gentlemen, Marco Bortolani. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie mille di essere venuto. Ti rubiamo qualche minuto per chiederti un po' di sensazioni. Sapevo che avremmo avuto questo problema di spazio. Ti volevo chiedere un po' di sensazioni su questa partita. A parte, tempo perfetto per Italia-Scozia o tempo che gasa più loro o più noi? Allora, alla pioggia mi dicono che sono più abituati loro. Così pare. Però il loro stile di gioco è molto veloce, molto con i tre quarti, basato sul lancio di gioco dei tre quarti, per cui potrebbe anche non fare al caso loro. Secondo me loro non sono proprio felicissimi di vedere la pioggia. Pure secondo me, perché dice una volta che andiamo a Roma a giocare, giochiamo col sole. E invece fregati, anche questa pioggia pretattica. Certo. Le tattiche italiane. Perché quanto tempo è? Cioè, quanto ci può servire la pioggia per battere la Scozia? Quant'è che non li battiamo in casa? Non li battiamo in casa da tanto. Forse, guarda, ce l'ho qua. Vediamo subito. L'ho chiesto a posto perché mi sono vediamo subito. L'ultima volta in casa era il 2012. Tra l'altro, 2012. Giocavo ancora io. E c'eri tu. Era il tuo ultimo sei nazioni. Parliamo della preistoria del rugby. Ma infatti, no, ne ha fatto qualcuno anche dopo, fino al 2015. Fino al 2015. Tra l'altro, tu la Scozia al sei nazioni hai battuta 5 volte, forse. Sì, e soprattutto la prima volta ad Edimburgo. Ma infatti. Nel 2007. Sì. 2007, quello è il mio ricordo più felice. Cioè, una partita. Lui, allora, Luca. Io seguo principalmente altri sport come tennis e cose così, ma mi sto appassionando grazie a Daniele. E quindi nel 2007 una partita, io l'ho vista in televisione, non ero venuto a Murrayfield, però era proprio, cioè, a casa eravamo euforici, quindi 3 intercetti, è stato incredibile. Infatti la cosa che ti volevo chiedere, il ricordo più bello legato alle tue Italia-Scozia. Ma sicuramente quello del 2007 ad Edimburgo è stato incredibile. Dopo 6 minuti eravamo in vantaggio 21-0, per cui paradossalmente potevi solo perderla. Sì, infatti. E c'è stato anche un momento in cui loro erano ritornati nel punteggio e invece poi siamo riusciti a portarla a casa alla grande. Paradossalmente gli scozzesi ci soffrono tantissimo perché tra tutte le nazioni anglosassoni loro sono i più passionali, i più così sanguigni. Sì. Il problema è che con noi non funziona, perché noi siamo più passionali di loro, sì. Per cui ecco, si trovano un po' spiazzati di fronte a noi, per cui cercano di giocare, sono dei buonissimi giocatori, probabilmente questa è una delle Scozie più forti degli ultimi anni, però c'è sempre quel discorso che se tu li blocchi, li domini sulla battaglia fisica, iniziano ad avere qualche dubbio. Per cui teniamo le dita incrociate. Adesso però ti devo anche chiedere il ricordo più triste legato a Italia-Scozia, Scozia-Italia. Ricordo più triste. Io ce n'ho uno. Allora, dammi qualche... Il mondiale. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, il mondiale del 2007, subito dopo. Sì. Abbiamo perso di pochissimo con un calcio uscito di poco. Lì era stata veramente una grande opportunità che abbiamo avuto. Doppiamente triste per me, perché io mi infortunai la partita precedente, per cui non sceso in campo in quella partita decisiva, ero capitano della squadra, per cui soffrì molto. Sì, concordo con te. Quello pure da tifoso, è vero, mi ero dimenticato che ti eri infortunato. Madonna, che brutto. Cioè, comunque essere sportivi è tremendo, cioè ti fai male, ti perdi. Vabbè, guarda, non voglio girare il coltello nella piaga. Hai detto adesso che la Scozia e sono particolarmente passionali, ci assomigliano. Se dovessimo dare una, diciamo, una caratteristica per tutte le altre nazionali del Sei Nazioni, cioè passionali per loro, noi latini, passionali tutto, ma Francia?
Francia, spocchiosi, per cui sono... È sempre un piacere ricordarsi. Hanno una grande qualità, ma ti guardano sempre quella puzza sotto il naso, per cui c'è sempre quella sensazione. A proposito di puzza sotto il naso, allora, Inghilterra invece loro non ce l'hanno? Cuore di ghiaccio, per cui praticamente non hanno cuore. Sono delle macchine programmate che vada bene o vada male, non hanno sbalzi di emozioni. Che in certe occasioni è il loro punto forte, in altre è un grande loro limite. Sì. Però ma anche a Twickenham? Anche a Twickenham e soprattutto a Twickenham. Okay. Sono, diciamo che se loro giocano a Twickenham in un altro campo poco cambia. Ah, sì. Vedi? Sì. E allora i nostri preferiti, Irlanda? Irlanda vorrei ma non posso, perché sono una squadra fortissima, però poi quando devono fare il passo in più, come l'ultimo mondiale, esatto, non ce la fanno. Però al momento sono una delle squadre, una delle due squadre più forti al mondo. Più forte del mondo. Insomma, tanto rispetto, dai, a parte gli scherzi. E il Galles? Galles, per me, Galles, tanto cuore, tanta storia, tanta cultura. Sapete che il Millennium Stadium l'hanno fatto col tetto che si apre per permettere a Dio di guardare il Galles che attacca e segna la meta, per cui bellissimo, c'è una poesia dietro. Pensa quando arriva la bolletta, quando devono aprire quella roba elettrica, guarda, è Dio che ha bisogno di vedere. Però c'è la poesia dietro ad una nazione veramente che vive il rugby pienamente. Beh, ce li hai messi belli in classe, cioè ci ha fatto capire bene chi sta simpatico. Chi ci piace di più e chi ci piace di meno, però non si può non essere, d'accordo. Sì. Mi ha fatto molto ridere l'Irlanda, infatti guarda, dovremmo tenerti come ospite fisso a tutte le puntate, perché faceva ridere, vorrei ma non posso, gli irlandesi, stupendo. Vai. Vabbè, noi volevo fare una domanda, cioè ovviamente rugby... Si è visto, io ho visto un mese fa la prima partita della mia vita dal vivo ed ero impressionato dal fatto che le persone, anche sugli spalti, cioè è meglio che andare a teatro, cioè le persone sono educate in un modo, sono molto tifose di calcio, dove si sa, un po' diverso. Ma tutta questa sportività c'è anche fra di voi, nel senso, quando Paris ha superato il numero di caps, hai detto, ah, ben fatto, sono contento, o un po' ti è... No, c'è molto rispetto. Pensa che Sergio è diventato capitano dopo di me e io ho giocato parecchi anni con lui, per cui l'ho sempre supportato e il ruolo all'interno della squadra. Sai, è uno sport talmente duro che se arrivi a un certo livello ti guadagni e hai rispetto dei tuoi compagni di squadra. E penso questo sia l'aspetto che traspare di più anche da queste partite, che tu vinca o che perda, lo scontro fisico, proprio quello che i giocatori mettono in campo permea le recinzioni, arriva fino allo gli spalti, e forse il pubblico ha tanto rispetto per i giocatori anche per questo, perché tocchi con mano l'intensità fisica, il dolore anche fisico e la parte emotiva del gioco, che è fantastico, per cui... E anche sul record superato diceva ben fatto, ben assolutamente meritato. Assolutamente sì, poi i record rimangono scritti da qualche parte, ma ti porti con te le esperienze, le emozioni, le partite vinte e anche quelle perse. E quelle poi sono legami che ti porti dietro per tutta la vita, per cui no, non c'è gelosia, no? Tanto anche il record di Paris sarà un giorno qualcun altro, per cui puoi stare tranquillo. Tu sia con la nazionale che con i club sei stato capitano praticamente ovunque per tantissimi anni in un sacco di squadre, diverse squadre. Che cosa deve fare il capitano? Cioè, quando è che ti identificano come lui va bene come capitano e che cosa deve fare il capitano? Il nazionale soprattutto. Allora, pensa che quando andai in Francia ci misi praticamente un anno e mezzo a essere nominato capitano per la squadra in cui giocavo, Narbonne. In Inghilterra dopo 3 mesi. Per cui... Sì, che già un anno e mezzo è poco. Cioè, nel senso, non so, non è che magari per te sembra tanto, però è pochissimo, un anno e mezzo già capitano. Sì, in Inghilterra 3 mesi. Sì, che cui... è proprio niente. Quindi esatto, ti hanno proprio appunto... Ti hanno identificato, è arrivato il capitano. Guarda, il mio modo di interpretare il ruolo, ma alla fine anche il concetto di leadership che io porto con me, è quello di essere un valore aggiunto per chi ti sta attorno. Per cui trovare le modalità per cui metti in condizione la squadra di rendere di più. Cioè, quando tu ci sei, tutti gli altri sono migliori e riescono ad interagire tra di loro in maniera più efficace. Penso che un leader, un capitano è un leader, debba fare questo, cioè chiedersi cosa serve a te e a lui a performare meglio e contribuire meglio nei confronti della squadra, e questo ancora di più per la tua nazionale, perché comunque rappresenti veramente il tuo paese, rappresenti delle occasioni speciali. Ecco, io ho smesso di giocare qualche anno fa, non mi manca giocare perché il mio corpo ne aveva abbastanza, andava bene così, ma quando vengo a queste partite mi torna la voglia di scendere in campo e rivivere quelle emozioni, e forse solo a posteriori, adesso a distanza di anni, assaporo quanto speciali erano.
quando giocavo non dico che mi sembrava normale, ma era la mia quotidianità. Certo, adesso giocare, in maniera retrospettiva, veramente assaporo quanto speciale era erano quei momenti, per cui un po' di nostalgia mi viene. Il capitano deve anche un po' rosicare all'arbitro ogni tanto? Sì, è un rapporto di amore e odio con l'arbitro. Perché puoi farlo solo tu nel rugby, sì, quindi... Sì, però è un rapporto sempre molto rispettoso e di distanza. Pensa che non puoi mai parlare all'arbitro quando lui penalizza la tua squadra. Sì. Per cui devi aspettare i momenti giusti, è una relazione che costruisci durante la partita. Come si mantiene quel vulcano che sta per esplodere? Perché ovviamente non si può essere sempre d'accordo con l'arbitro. Sì. Andare lì e dire, caspiterina, sono veramente d'accordo, signor arbitro. Intanto sei più grosso, più... O per bacco, penso, esatto, che sia la decisione più opportuna. Guarda, il rugby è camminare su quel filo molto sottile tra intensità fisica, agonismo, aggressione anche fisica e disciplina, autocontrollo, tenere le emozioni sotto controllo affinché siano strumentali alla performance e non dannose alla performance. Per cui c'è un filo molto sottile che con gli anni impari a gestire ovviamente questi grandi palcoscenici dove le aspettative e anche le pressioni esterne sono superiori. È un percorso anche alla scoperta di te stesso, perché uno dei miei detti è quello che tu conosci veramente qualcuno quando lo percepisci e lo vivi sotto pressione, perché lì esce il tuo istinto più profondo, il tuo io più profondo, che devi in qualche modo imparare a domare, e il rugby ti dà questa opportunità. E comunque i record non importano, però ti sei presentato con la maglia 100 caps che ce l'avete in pochi, no, perché in Italia, non sa mai se sanno chi sono, chi non sono, vediamo. Cioè, beh, 100 caps, quindi abbiamo ridotto di tantissimo il cerchio, l'abbiamo ristretto un sacco. Senti, adesso ti lasciamo andare, però ti dobbiamo chiedere, non so se è un pronostico per la partita, se te la senti. No, beh, assolutamente, tanto poi allora io dico Italia 22-17. Bellissimo, pure col punteggio, guarda, c'è tanta voglia di vincere, effettivamente abbiamo tutti voglia di tornare a vincere le Nazioni, sarebbe stupendo, grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie, è stato super. Ciao, buona continuazione. Grazie, ciao, buona partita. Oh, stupendo. Come sempre parlare... Capitano e podcaster, sì, perché veramente... Sì, davvero. Impeccabile. No, parlare con chi fa sport davvero ad alto livello è emozionante, sì, sempre, sì, a posto rispetto alle puttanate che puoi che dire. Pensi, esatto, sì, che pensi, sì, sì. Che dici no, perché l'arbitro, boom, il rapporto è così, il capitano è questo, giocare è così. Però la maglia 100 caps, stupenda. Ma penso si possa chiedere. Cioè mi fai un 112? Allo sponsor. Mi fai 200 caps, ma come 200 caps? Allora, 100 caps, vado a memoria, in Italia ce l'hanno lui, Lo Cicero, Parisse, Dominguez. Troncon, no, mi sa di no. No. Però Dominguez a un certo punto stava con Jenkins fra i due più grandi marcatori della storia. Perché quelli che calciano... Esatto. Vabbè, adesso come per dire facile, quelli che calciano, i vari Wilkinson, Carter, così sono bravi tutti. No, però Wilkinson non si è mai avvicinato a quei punteggi, perché si è fatto male per tanto tempo. Però Wilkinson era alla sua a un certo punto, aspetta, vado a vedere... Ho studiato questa... solo questo, non mi credo. Oh, prof, sapevo solo questo. Sapevo solo questo. Aspetta, fammi vedere questa cosa dei 100 caps, che oramai... Mi ricordo che era francese quello che aveva sfondato il numero dei 100, penso per primo, era famosissimo, aveva fatto pure una turbo amichevole negli anni inizio 2000 quando l'Inter rugby stava scoppiando, lo so perché mio padre era andato e ha detto com'è stato vedere il rugby, ha detto non ho capito niente. Perché, beh, se non lo conosci. Se non lo impari ad apprezzare però. Ti fa parlare... Cioè, quando io chiedevo come fai a tenere il vulcano di emozioni, perché ovviamente essendo abituati a sport emotivamente molto coinvolgenti, ma umanamente disastrosi come il calcio, però è vero, cioè devi tenere, è tutto sulla linea, stai, sì, tutto al limite. Beh, poi la cosa bella del rugby è che anche a livello di giovanili, con l'arbitro tu gli dici fai 10 metri indietro, è calcio contro, e non è che tipo stai andando arbitro, no, 10 metri indietro, ti fa un culo così l'arbitro, e quindi lo devi rispettare, solo il capitano ci può parlare, che è una regola adesso, non per traslare su altri sport, che dovrebbe essere obbligatoria anche nel calcio. Cioè te semplicemente fai una stagione di fuoco dove ammonisci tutti e poi basta. Solo, certo, sai cosa sarebbe un altro sport? Certo, sarebbe il rugby. Anche perché nel calcio se tu dai la fascia al capitano, se dai la fascia al portiere, ora che arriva a parlare con... signore, venga qua, signore. Però tu che hai giocato e parlavi adesso del rapporto con l'arbitro anche a livello giovanile,
i genitori che seguono, non seguono nel rispetto del gioco o ogni tanto ci si lascia andare anche sugli spalti? No, c'è abbastanza rispetto, chiaramente c'è anche tifo. Okay. Tifo con, tifo contro, un po' l'arbitro si punzecchia. L'insulto più bello che gli venne detto durante una mia partita fu: arbitro, sei un tedesco. Fine. Molto bello, vabbè, però bello. Incarnava esattamente. Vabbè, posso dire. Ogni tanto si rosica. Guarda, ti dico, 2007, Rugby Roma, L'Aquila Rugby, giovanili, l'arbitro non vede tre mete nostre perché non aveva la visuale, però non è che c'è il TMO, abbiamo perso così là un po'. Sì. L'arbitro era un giovane di 25 anni, cioè... L'arbitro secondo me era pure 35 anni, e proprio non ci dà tre mete, che era meta, però dice non l'ho vista, ripartiamo dai 5 metri, però tre volte l'abbiamo persa così. È brutto. Sì. E lì il padre di un compagno di squadra, rugbista, è entrato in campo dicendo all'arbitro: sei fortunato che sono un rugbista, se no ti rompevo il culo. Però esattamente su questo, cioè io faccio parte di questa grande famiglia, quindi non vengo a menarti. Si è presentato dicendo: io non ti sto venendo a menare, questo te lo dico, però per fortuna tua. Quindi comunque un gentiluomo. Ti dico che ha fatto più di 100 caps. Vai. Con l'Italia, perché li ho trovati: Troncollo, Cicero, Parisse, Castro Giovanni. Mi ero dimenticato di Castro Giovanni, che invece è il più recente ad aver compiuto il boss 100 di Trastevere. Lui è trasteverino. Martin Castro Giovanni è trasteverino? No, non è nato lì, però diciamo è spesso in zona Trastevere. Allora, Martino sai che la nazionale italiana c'ha una lunga tradizione di argentini naturalizzati, tra cui Diego Dominguez, per tra esempio. Cui, sbaglierò, Parisse. Lo stesso Parisse è italo-argentino, però sì. Senti, ti dico una cosa. 22-17, quello che ti dico io, perché secondo me l'Italia oggi può vincere 22-17, è mio pronostico. Poi tagliamo il suo. Tagliamo non il suo. Se lo prendi, 22-17, tagliamo Capitan Bortolani per tenere solo il punto di Luca Ravenna sul 6 nazioni. No, secondo me adesso smette di piovere, esce il sole e l'Italia fa uscire il sole. Cioè, non gli ho chiesto quanto ha rosicato, che ne vedi, mi sono dimenticato, quanto ha rosicato per il calcio che ha preso il palo contro la Francia da tifoso. Che ricordiamo, non so se ne abbiamo parlato nelle altre puntate, forse tu l'hai detto, andava rifatto perché non puoi mettere... Il calcio andava ripetuto perché non puoi caricare il calciatore su un calcio di punizione. Comunque è bello perché, parlando anche delle varie nazionali, in questo caso la Francia... Non ti puoi sbagliare, la Francia è spocchiosi, comunque con uno che ci ha giocato contro, ha giocato in Francia, spocchiosi. Comunque, chissà cosa dicono di noi, secondo te cosa dicono in Scozia? Allora, e in Inghilterra, quando studiavo in Inghilterra, durante il 6 Nazioni, era molto bello perché il pub dell'università si riempiva di tutti, perché tu li vedi, sono tutti uguali. Poi invece al 6 Nazioni escono fuori le maglie rosse, le maglie blu, le maglie bianche, le maglie verdi, e si mettono a gruppi, cioè sono amici, però al 6 Nazioni io sto con i miei, è come i carceri in Nord America. Cioè io posso pure essere tuo amico, una volta che entro nella Federal Prison si sceglie per colore. Certo. E lì era uguale, vedi quelli verdi e vanno in blu, in azzurro non c'era nessuno. C'eravamo io e un altro e gli inglesi ci commentavano intorno: I fucking hate Italians. Noi fucking hate Italians. Sì. Ma chi li conosce? Ma no, ma poi li puoi odiare per il calcio, sì, ma per il rugby perché... Cioè, no, per esatto. Il calcio sì, siamo uno dei paesi, delle nazioni più forti, disgustose che ci siano da sempre, ma nel rugby no. Nel rugby, anzi, nel rugby... Anzi. Però bella anche la cosa che ha detto, che gli scozzesi, che infatti diciamo sempre che ci stanno simpatici, insomma, con noi fanno a scopa perché sono sentimentali e noi stiamo là a fare tipo: guarda, noi siamo solo sentimentali. Tecnica, tattica poca, sentimentalismo tanto, ma sì, comunque... Bello però anche quello che ha detto sul Galles, che è effettivamente come tanto sembra. Cuore. Sei mai stato? Non sono mai stato in Galles, secondo me così mi butto, non ci starò mai. Cioè è difficile che comunque sì, dici... Sai che faccio? Swansea. Amore, agosto, Swansea. Anche perché... Dimenticati l'estate, proprio la saltiamo. C'è un mio amico che saluto, Jacopo Bisagni, che voleva fare l'olio, aprire un frantoio, cioè coltivare ulivi in Galles. E sua moglie gli ha detto: ascolta, buon viaggio, mi chiami quando arrivi. Mi chiami quando sei alla prima spremitura. Sì. Non so perché poi pensa che bell'olio in un posto che non ha il sole.
Ha detto che però in realtà c'è una zona dove... dove fai un olio da paura. Calco, fai quest'olio incredibile. Sì, sì. Sì, la masseria fuori Swansea. Mamma mia. Secondo me, ecco, il Galles... Cardiff, mi sa, non è male, però il Galles è un posto che se sei gallese, benissimo. Se sei italiano, vai a vivere in Galles... devi proprio essere innamorato di una ragazza gallese, perché sennò... e capire cosa dice, perché... quello pure ci vuole un po'. A Cardiff ricordiamo che si è anche giocata una finale della Coppa dei Campioni nel 2017, fra anche, in quel caso, una squadra italiana, sconfitta della Juventus 4-1 contro gli amici del Real Madrid. Hai fatto un lungo giro e sei arrivato, ma se adesso ci fosse... Ho detto per il nostro amico Mattia Curma, che avevo paura si stesse... distraendo fra i producer del podcast, che ricordiamo è Gobbo, appunto, senza niente di male intorno a questo brutto problema. Ma infatti poi, quando finiamo la registrazione, anche con Mattia, che ti fa Juve, ci dividiamo una bella Peroni e... o una Nastro Azzurro. Una Peroni Nastro Azzurro. Peroni Nastro Azzurro. Sono riuscito, me l'avete detto? Peroni Nastro Azzurro. Guarda, è scritto solo ovunque ti giri. Era difficile indovinarlo perché... Ma non davanti a me, perché davanti ho lo Stadio Olimpico, dove fra poco si sta per giocare una grandissima Italia-Scozia. Guarda, in realtà anche davanti a te ne leggo 7. Cioè, ho capito. Ho volevo fare un bel collegamento. No, tra l'altro, noi siamo qua... andare via. Quando siamo venuti a vedere Italia-Inghilterra, abbiamo detto sarebbe stato bello fare l'animazione... Fare stand-up sul palco... Mi sa che oggi sarà un po' più dura, perché... con la pioggia mi sa che ci saranno meno persone. Ma guarda che adesso Roma non fa la stupida questo sabato mattina. No, adesso esce il sole. Il sole è già uscito dentro di me. Sì, beh, è bastato bere un goccio di Peroni Nastro Azzurro, nel mio caso di Peroni. Guarda, posso dire, drinking responsibly, sì, durante le partite di rugby se è uno dei piaceri della vita. Da solo, se è da 66. Condivisa. Giusto. È giusto. Senti, qua dietro di noi c'è scritto Peroni Nastro Azzurro, te lo continuo a ricordare. Terzo tempo. La cultura del terzo tempo... che c'è solo nel rugby. Sì, nel calcio non c'è. Nel calcio, vabbè, c'è. Nel tennis non c'è, che quando finisce i due atleti dopo 3 ore di partita, qua al Foro Italico, vanno a farsi 2 birre insieme. E invece era una cosa bellissima, che noi quando giocavamo, capito, andavi a Benevento, ti menavi, perché proprio ti menavi, ti odiavi, e poi seduti, tavolata, penne al pomodoro fatte da... e loro quando venivano da noi, penne... E a volte ci si mischiava anche perché c'erano quelli nel giro della nazionale che si conoscevano, e dopo essersi veramente messi le mani addosso, come stai, come non stai? E noi che non eravamo nel giro nazionale dicevamo non ci riparla con quello, perché rosicando. Sport di contatto vero, no, in sport invece dove il contatto è trasformato in gioco, tipo appunto il tennis o così, non puoi stare vicino al tuo, cioè, meno che non sei amici, sì, ti stringi la mano, un'altra cosa, però non ci vai a bere una birra con uno che ti ha battuto e ti ha tolto 150.000 euro. No, infatti. C'era un bel coro degli All Reds, squadra di rugby di un centro sociale, per la precisione, l'Acrobats, che le squadre di rugby di Serie C a Roma sono molto politicizzate. Ci stanno quelli di là e ci stanno quelli di qua. Immagino che bei momenti quando si sì, no, ci ho fatto tipo 5 allenamenti con gli All Reds quando avevo 20 anni. E invece di andare all'università, dicevo, no, fammi andare a... E i racconti quando si scontravano con gli altri erano molto violenti, però il coro degli All Reds era terzo tempo, perché no, molto divertente. Bello. Sì, anche il nome All Reds, perché in quanto compagni invece di All Blacks sono andati sul rojo, l'avevi intuito. Non fosse un riferimento ai nativi americani. Sì, sarebbe stato, vanno con tutto col piumaggio in campo, no, guarda, questo non si può più fare. Weekend di sport, oltre a 6 nazioni, si giocano, vabbè, il campionato, bla bla bla, lo sappiamo. Che altro si gioca? No, c'è la Formula 1. A proposito di All Reds. No, a proposito di All Reds, Verstappen. Giro veloce, record della pista. Le prove. Il suo segreto? Sì. La Peroni Capri. Si può dire questo? Bevuta dopo, una... dopo, ma annusata prima per farsi, per farsi venire la voglia. Quello... Ci sono dei comici americani e anche qualcuno italiano, però americani, che dicevano nei periodi bui di dipendenza dalla droga, io ce l'avevo in tasca sul palco, così ero motivato per andare bene lo spettacolo, e così quando esce
quando finisco festeggio. Comprendo. E così Verstappen con la sua Peroni Capri l'annusa prima e poi... No, aspetta, è talmente forte che la tiene stappata fra le gambe e vede se riesce a... A non farla ribaltare. Lo fanno nel nuoto questo? Di nuotare no, con invece delle cose... un bicchiere con... di latte, l'ho visto in un video, un bicchiere di latte qua e per tenere l'equilibrio per far vedere quanto... Swaggano. Ma veramente? Sì, sì. Cioè che il bicchiere resta, bicchiere fino. Mezzo, non all'orlo. Allora, cioè non all'orlo, orlo appena sotto il bicchiere. Vedi, perché va. Tu stai andando a fare piscina. Si vede. E ti appaiono i reel del nuoto. Certo. Come sono i reel del nuoto? Sono belli, perché vedi dei corpi che non stanno né in cielo né in terra, sono... Collegamento. Instagram è un posto di... è un social di merda. Mi prendo questa responsabilità. Giusto, perché Antenna Sport non è su Instagram, è solo su TikTok, che invece è sano. Come vabbè, non so se è a Meta, adesso che ho detto questa cosa, tremano i palazzi, gli uffici. Oh, non hai capito, Antenna Sport hanno detto Instagram è una merda. Instagram a me, che adesso ho cominciato ad andare in palestra, andare a correre, mi fa vedere quelli che vanno in palestra e quelli che vanno a correre. Però sono in tour, la mia ragazza è lontana, sono da solo in hotel, lì mi inserisce... Ah sì, guarda questa runner, però non è una runner normale, è una runner di Instagram, dove ci sono runner che corrono, uomini e donne che ti fanno vedere, certo. Che comunque stanno in forma. E poi invece ci sta proprio la categoria runner, atleti, però sozzi. A me chiaramente capitano quelle genere femminile, capita anche col nuoto che dice guarda sto nuotando e tu dici no, non stai nuotando, sì, te stai facendo contenuto soft porno che io non vorrei vedere e oramai sono qua, sono in albergo da solo e ti sto siamo chiamando. Tu e io, ti ho messo il follow e poi l'ho tolto. Beh, però per tutti gli sport, per tutti i personaggi che tu puoi immaginare, c'è sempre la versione soft. Ma è violentissima questa cosa. Io seguo un botto di robe di sport, un sacco di cose di comicità no, però... per fortuna comicità ancora, non c'è comicità soft. Only fan sexy, no. Però per quello è così sana la comicità, perché riesce ad essere ancora... perché ne parli, lontana, no, ne parli e sì, ci scherzi. Sai che è così però, Matt Rife... Sì, bravissimo. Infatti Matt Rife, lui è la pornografia. Matt Rife è scomparso dai radar. Faceva special Netflix. No, ma l'hai visto? Hai visto il finale quando dice "Ma che ne so io so solo fare improv" e fa il peggior sì, dopo anche la peggiore apertura sulla terribile, violenza. Sì, sì, sulla... Guarda. Stiamo parlando di uno che ha venduto un world tour per 2 anni. Sì, sì, vabbè, un cane, lui se viene a fare stand up a Snodo lo umiliamo. Però, sì, certo, c'è la versione softcore di tutto quello che puoi fare, puoi diventare hardcore. Però la cosa tremenda dell'algoritmo è che te la cercare, fa vedere, certo, quando sei da solo. Certo. Cioè, nel senso, se io adesso apro Instagram e mattina sto qua, a posto, ci sta lo sa quando i sei cani, da solo. Il rugby, certo, il calcio, quando sei da e solo. Poi magari qualcuno che va a correre normale. Rimani poi, un po' troppo sulla cosa quando sei, sì, da solo. E invece sei da solo e fa... Ma non è sei tipo, da solo, e passi. Sai quando, come si chiama... il re di Rohan col consigliere che gli fa Gandalf non è il benvenuto qui, e Instagram è uguale, guarda questo reel di questa, sta era solo correndo al Signore degli Anelli. Bravissimo. Perché non l'avesse visto tipo me. Non hai visto il Signore degli Anelli? No. Tu non hai mai visto il Signore degli Anelli? Mai. Star Wars, il Signore degli Anelli, Harry Potter l'ho visto. Tu non hai mai visto il Signore degli Anelli? No. Ma perché non hai visto guardavo sport. No, sì, però adesso, cioè, tipo stasera, vedi del Signore degli Anelli. Ma è così bello? La trilogia del Signore degli Anelli. È la più bella trilogia della storia. Non mi ha mai preso. Trilogia del Signore degli Anelli, come trilogia, pound for pound, meglio di Ritorno al Futuro. Ah, ma Ritorno al Futuro... Occhio, l'ho detto, forse mi pento. Posso però... dirlo? Mai visto Ritorno al Futuro? No, visto, forse... Overrated, assolutamente. Adesso litighiamo sul cinema qua. Ti devi vergognare, ma vedi no, il Signore degli Anelli. Non l'ho mai visto, non mi ha mai preso. No, ma non capisco, cioè. Stasera ti vedi la Compagnia dell'Anello. Perché è una serie fascista? Ma sti che. Ma hai visto? No, sta, ma... Se guardi i mosaici là fuori, c'è sta Bilbo Baggins, Gandalf, li trovi tutti. Diciamo che se stavi nella qualche battaglione di aviazione un po' aggressivo scozzese, ti trovi davanti scritto. Certe scritte che scritte ci sono commemorative. Sì. No, I don't understand. What does DVX means, I think? Che era una forma... Esatto, un supporto DVD, esatto. Supporto DVD. Che avevamo una obsoleto, volta. Infatti obsoleto. Sì, perché non l'avete tolto? Per ricordare, c'è anche VHS qua dietro. Sì, sì, no, infatti... Deve essere strano, vieni da fuori e dici ma... No, non l'ho mai visto. Il Signore degli Anelli non l'ho mai visto, so che... Veditelo stasera, ti vedi la Compagnia dell'Anello? No, che è l'Inter, come faccio? Dopo l'Inter... Parapà.
E altre cose di sport invece che stanno per accadere? Chi sta per vincere le Sei Nazioni? Chi è in testa? Il Sei Nazioni lo sta per vincere l'Irlanda, la seconda squadra più forte del mondo. Posso chiamarli come lo penso io, dei vorrei ma non posso. Oh, posso dire, guarda, perché non sai mai, gli sportivi ti rimettono a posto quando parli di sport, però così simpatici. Ah, è vero. Strepitoso. Strepitoso, non a caso, allenatore a Treviso dove devi avere la battuta pronta. Lui è di Abano Terme. È di Abano Terme, che è quello che quando si va al Venda si passa per Abano si Terme. Si passa per andare ad Abano Terme e si fa la, ci si regala un blitz alle terme. Ci sei mai andato alle terme di Abano? Certo. Veramente? Certo. Quando hai fatto le cose al Venda ti sei fermato ad Abano Terme? Un amico mi ha ospitato. Bellissimo. Marigotto, saluto Marigotto. Sono contento, è diventato... Poi adesso questo è morning drinking, quindi... Questo è un morning drinking... Tra il, poco, il podcast scappa se via. Se non c'è un chilo di trippa fritta, veramente... tra l'altro io continuo a dire no, ma adesso Roma non fa la stupida, si apre il cielo, ogni tanto guardo... Ah, cioè, là sì, no, no, ma tre secondi fa stava facendo proprio... Sì. Sì, sì, sì. Vabbè, oh. Però posso dirti un'altra cosa sulla partita di oggi, secondo me? Vai. Gli scozzesi non sono così contenti che ci sia l'acqua, perché loro giocano molto alla mano. Bravo, bravissimo. Bravissimo, ma sai che altro non è contento che ci sia l'acqua? Gli italiani. Gli italiani, i romani. Proprio... I romani su tutti. Roma stamattina si è comportata come da copione. Pioveva e ha detto, allora, fermi tutti, nessuno si muove. C'è anche una manifestazione nessuno oggi, si muove. Bordello. C'era una manifestazione contro la pioggia. Contro la pioggia, basta, non ne possiamo più, basta pioggia. Siamo idrosolubili, basta, cortesemente. No. Sì, no, un bordello. Roma allora, piove. Raccontaci come hai fatto a venire qua da... Zona Piazza Vittorio, zona si può Piazza dire Vittorio. Zona Piazza Vittorio? Taxi. Siete te, William Defoe, Sorrentino? Certo. Sai che c'è, a Termini c'è una nuova deviazione, un nuovo percorso della Compagnia dell'Anello. È perché stanno facendo i lavori per il Giubileo. Esatto, che è arrivato all'improvviso. Sì, nessuno no? se l'aspettava che sarebbe arrivato il Giubileo. Chi poteva sapere che ogni 25 anni c'è? E stanno facendo tutti i lavori insieme in 9 mesi. Tra l'altro non so se hai visto il progetto dei lavori a Piazza dei 500, mettere degli alberi nel parcheggio. I tassisti sono entusiasti della cosa, perché sono messi per gli stormi, di storni, che vanno a fare, a scagazzare su, vabbè, lasciamo stare, ognuno... Al sud no, taxi, capito che era tutto bloccato, ritorno al motorino, diluvio universale, quindi metropolitana, scesi a Flaminio, da Flaminio vista una giacca a 3 euro con scritto Someone is everyone, una cosa del genere, sai quelle giacche che vendono le bancarelle con le scritte sbagliate in inglese? Sì. Fatta la foto, camminato dopo, preso taxi, arrivato, ci ho messo le battite. Io sai come ho fatto? Ho scritto alla mia ragazza che non c'è, prendo la tua macchina e stavo là, camminerò insieme a te. Certo, ho parcheggiato che, vabbè, dite incrociate, speriamo. Tu hai detto prima, ho parcheggiato male, però siccome è rugby speriamo capiscano. No, no, la mia paura è l'altra, ho parcheggiato male. Se fosse calcio avrei parcheggiato bene, però invece è in divieto di sosta. Però c'erano tante macchine, questo lo dico alla Polizia Municipale che ci ascolta assiduamente, che anzi salutiamo, grazie. Thank you for your service. Sono... No, e domani c'è un grande classico, ne abbiamo sempre parlato in tutte le stagioni del podcast. Quando piove a Roma, il sindaco mette il brecciolino... Apposta, perché apposta dice, per dare una lezione motorinista. Esatto. Sapete che c'è, troppo spavaldi. Pioggia, destro, brecciolino, sinistro, brecciolino, in bocca al lupo. Se tu freni in staccata, perché mi piace pensare di essere sempre un giovane pecco... Certo, certo. Vecchio pecco bagnaia, quando arrivi alla fine... rischi di scivolare sempre, quindi grande attenzione. Intanto c'è iniziato l'intrattenimento. Ah, è iniziato l'intrattenimento. Chi c'è? Jethro Tull. No, ci sono due ragazzi che oggi prenderanno una Oggi è dura, oggi è dura perché prendi l'acqua e il pubblico sotto non si ferma per questa grande giornata di rugby. Ma io ti ripeto che Roma, che ore sono? 11:36. Secondo me mezzogiorno e un quarto. Ci fanno il segno, state andando forte, raddoppiate il tempo di raddoppiamo registrazione. Raddoppiamo il tempo di registrazione. Andate di sì, più. Sì, perché quando fanno così... Quando fanno così è doppio, quando fanno così, così è triplo. E quindi sì, questa è la segnaletica. Quando staccano i cavi direttamente... Quando staccano i cavi dicono, ragazzi... Fate live, è allora, troppo bello dal vivo. Dovete scendere in campo. Luca col 15, guarda, non ti auguro io mai. Col 15, col certo. Col 15, estremo. Vai giù, no, col ginocchio. No. Voleva dire la cosa che chiama il Marco ovunque. Marco! Però io gioco col casco da football. Col casco del motorino, con una Rai.
col berretto sotto per non sporcare i capelli, casco. La Rai, quello tipo col 46, che è proprio una persona totalmente fuori posto. VLF dietro, The Doctor. Sciarpetta e mi metto. No, l'altro giorno ti chiedevo invece il passo dell'oca. Mm. Si chiama così perché? Perché il goose step, perché sembri. Perché coi piedi fai una finta, no? Per sì. andare a destra e a sinistra. Sì, sì, però sì. perché tiri sul collo? Alcuni lo fanno in modo proprio estremo. Allora, pa. Quando con alcuni. È una giocata nel rugby, no? Con alcuni amici con cui giocavo, dovrebbero arrivare dei ragazzi con cui giocavo a rugby, ma secondo me arriveranno molto dopo perché la partita inizia fra un po'. Dicevamo che quando sei veramente forte a fare le finte, fai la finta coi capelli. All'epoca avevi i capelli. Perché te fai bacino da una parte, gambe dall'altra, spalle da una parte e il capello dall'altra. E quindi quello fa oh! E te vai. Però quello fa molto godere. E invece quello dell'oca è proprio che ta 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 ta. Diciamo, essendo uno sport dove le gambe le hai libere, non devi palleggiare come nella pallacanestro, non devi condurre il pallone col piede, le finte nel rugby sono. Sono poesia pura. È tutta una danza. Poi io, vabbè, da ex ala impazzivo proprio per. Quella era la roba che mi piace di più. Una domanda che non ti ho mai fatto: chi era il tuo giocatore all'ala preferito, che giocava all'ala preferito di sempre? Brian Abama. Abama, no, assolutamente no. Allora, il mio giocatore preferito di sempre è O'Driscoll, perché quando ho iniziato ero. Non giocava ala. Ero secondo centro, anche lui era secondo centro, e poi perché era meraviglioso. Brian O'Driscoll, capitano dell'Irlanda, ex bassista dei Cranberries. La mia ala preferita era un inglese che ha giocato pochissimo, che si chiamava, secondo me, Tate, però non Tate come il malvagio Tate, tipo Tate. Adesso non mi prende in giro, che giocava nell'Inghilterra, ma ha giocato pochissime partite e lui veniva dal rugby a 7, che era proprio. Non è mai. Io ho visto qualcosa di rugby a 7 perché ci giocava. È una follia, deve avere una resistenza. Cioè, il campo da rugby 7 contro 7. Ci giocava, come si chiama? Sbaglierò il nome, scusate, Sonny Bill William, quello sì, pazzo neozelandese. Che era campione 7. Il re dell'offload. 7, 13, 15. Cioè, lui giocava tutto e in più era anche atleta di arti marziali, che ogni tanto gli sfuggiva il colpo, diciamo. Molto affascinante, però, perché c'è il campo, quanto cazzo è impossibile. Deve correre. I più forti, o comunque i più blasonati, i più apprezzati, sono i figiani, perché i figiani hanno il gioco proprio, i figiani volanti. Cioè, tu. È ovvio che a chi è inesperto, quando guarda il rugby, gli piace vedere il gioco alla mano, e lì è tutto libero. E è bello nel rugby che appunto Figi, Samoa, Tonga, siano tutte nazionali diverse, comunque nazionali con, non so, quanti abitanti abbia Tonga. Sarebbe. Però una bella nazionale rugby che dice la sua. Ci hanno appena fatto un film sul calcio invece, sulle isole. Dove invece? Insomma, un attimo da imparare. Bella storia, abruzzese, combina dei crimini in Italia, va a vivere a Tonga e fa l'allenatore degli Avanti. E poi gli dicono, ma torna in campo. E lui torna in campo. No, non è con bello. Tonga. No, il suo figlio gioca nella nazionale tongana. E poi. Okay. Quando invece ti fanno così e così, questo è 2, questo è 5, quindi 25 minuti. Esatto. 25 minuti in più, esatto. No, così è 25, così è raddoppio di nuovo, quindi è 2, 4, 45. 45, va bene, quindi andiamo avanti fino al fine primo tempo di Italia-Scozia. Mamma mia, guarda, ti posso dire, adesso stiamo scherzando, si avvicina il momento della partita e. Comincio a sentire il friccicorino. Io non fa. Cioè, c'è un limite a quanto puoi fare il coglione rispetto a uno sport che stai imparando ad apprezzare. Quindi non dico niente, ma le sensazioni sono positive oggi. Bene, sono contento. Io poi sono in mood partita perché ho messo l'apparecchio che mi ricorda il paradenti. Paradenti che io tra l'altro. Io non ho messo le mutande che mi ricorda quando giocavo a tennis. Paradenti che spesso non mettevo perché da adolescente sei un coglione. Però quando lo mettevo mi ero comprato quello con i denti bianchi a punta, diciamo. Ah. Con i triangolini non bianchi. Non quel tricolore? No, quello non usa. Non usava. Quello con i denti finti, molto bello. Dicevo così farò paura a tutti. Non credo di aver mai fatto paura a nessuno. Un po' di paura l'ho avuto ogni tanto. Sì, comunque, cioè, se eri grosso uguale a 17 anni. Ma i. Anche gli altri, okay. Cioè, anzi no, questa è una regola nel rugby, almeno io giocavo ala, e ogni volta dicevo, oggi quello grosso sarò io. Poi vedevi il numero di maglia e facevi, beh ragazzi, ma questo Silos, possibile che giochi col 14? Erano sempre, no, sono sempre più grossi gli altri. Te devi sempre partire con l'idea, sono più grossi gli altri, e così sei pronto e dici, vabbè dai, lo sapevo.
Oggi si canta l'inno scozzese? Sì. Allora, non si canta solo perché... Ah, con l'Inghilterra è stato impossibile non cantare. Non cantare, però Light Swing Low Sweet Chariot, se canti l'inno è proprio tradimento. Sì, certo, l'inno scozzese è bellissimo. Con lo scozzese, scusa. No, ma infatti la cosa bella sarebbe tipo, io ogni tanto, sai, ogni tanto a noi ragazzi ci capita di fantasticare sullo sport, l'Italia che si fa un sei nazioni incredibile, serve che la Francia perda contro la Scozia in Scozia o serve che la Francia perda contro l'Irlanda in Irlanda, te vai, ti metti la maglia verde, la maglia blu e fai proprio, la fai tu, oh flower, oh Scotland, la fai tutta, capito? Cornamusa, adesso fra un po' arrivano i ragazzi con le cornamuse, ecco, ti dico che le corna... No, invece hanno messo una vita in vacanza, non esattamente le bagpipes. Saluto agli amici dello Stato Sociale che tra l'altro giocavano a rugby a 7. Fortissimi loro, loro erano una squadra di rugby a 7. Imprendibili. Carota era il 9, e avanti andare. Stiamo iniziando a capire. Va bene, ci siamo, direi che... Forza Azzurri. L'appello l'abbiamo lanciato quasi un mese fa, speriamo che la Federazione Italiana Rugby abbia accolto la nostra proposta, che risuoni Azzurro di Adriano Celentano. Lo potevamo dire a Bortolami. Quanto manca un inno? No, lui diceva, a me piace. A me piace. Italia. No, speriamo che si metta azzurro. Speriamo che parta azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Oggi, tra l'altro, il pomeriggio sarà poco azzurro. Ci penseranno le ragazze a colorarlo. Ci vediamo fra un bel po' con Antenna Sport. È vero, Antenna Sport torna tra una mesata. Una mesata. Quindi restate sintonizzati sui nostri social, su tutti i social. Ragazzi, se volete, c'è uno spettacolo a Catania, uno a Palermo, i biglietti a Catania non si stanno muovendo, per favore. Se vi interessano i Red Sox ma non il baseball, questo è lo spettacolo. Ho solo questa felpa, scusate. Io ti vedo con questa felpa da 4 mesi. Insomma, questa ho col cappuccio. E grazie a Peroni, e grazie anche a Peroni Nastro Azzurro, non so se hai mai sentito che parlare. Posso dire, insieme invincibili, ringraziamo ancora Bortolami che è venuto a fare l'ospite, grazie a tutti quanti che siamo riusciti a fare questa puntata da qua. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.